Sì, ha chiesto di parlare la senatrice Binetti, ne ha facoltà per 7 minuti. Governo, Presidente, colleghi, il tema centrale anche introdotto recentemente proprio dal collega sulla obbligatorietà vaccinale ci riporta quasi immediatamente a una durissima battaglia che circa 3 anni fa si scatenò in Italia a proposito dell'allora decreto Lorenzin che prevedeva la vaccinazione contro il morbillo in quel momento in crescita preoccupante tra i bambini. Sappiamo tutti come andò a finire. Il Movimento 5 Stelle giocò una parte della sua campagna elettorale sull'operazione Novax. All'inizio di questa legislatura, tra i primissimi disegni di legge affrontati nella Commissione Sanità, ci fu proprio quello dell'obbligatorietà dei vaccini e informo i colleghi, se qualcuno volesse sapere come è andato a finire quel dibattito iniziato 3 anni fa, che è nel cassetto, suppongo, della Presidenza o di qualche altro organismo. Cioè il Paese non ha mai avuto il coraggio, attraverso evidentemente il suo governo, di prendere una posizione chiara rispetto al tema dell'obbligatorietà vaccinale alla luce per l'appunto del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, in cui in primo piano, il pole position, c'è la salute pubblica. Perché non c'è dubbio che il dibattito si gioca sempre su questi due grandi valori: la libertà personale, l'autonomia delle scelte e la responsabilità che ognuno di noi ha anche nei confronti degli altri. Siamo piombati in questa pandemia drammatica in cui la gente ha ricavato la motivazione a vaccinarsi da quel rischio mortale, per cui ogni sera i bollettini, anche ieri sera peraltro abbiamo superato i 280 morti, e ogni sera noi sappiamo che si può morire. E che il vaccino in questo momento funge non solo da prevenzione, ma praticamente da terapia quasi salvavita. Allora, il primo punto è: noi non abbiamo affrontato il dilemma che si poneva tra educazione alla salute, quindi far leva sull'aspetto motivazionale profondo, abbiamo lasciato che fosse la paura a dettare la linea, e la paura non è sempre buona consigliera, anche se in questo caso ha ridotto molti dei problemi, però abbiamo lasciato che fosse la paura e non l'educazione alla salute intesa come tutela della propria e dell'altrui salute. Ora ci troviamo a fare i conti con persone che siamo tutti consapevoli che dovrebbero vaccinarsi, mi riferisco in modo particolare a quella parte del personale sanitario che è esposta al contatto con il Covid e quindi indirettamente può diventare veicolo di trasmissione, e invece quello che vuole essere la logica di rispetto per la libertà individuale. Dove finiscano i confini della libertà individuale e dove comincino i confini della libertà dell'altro sarà sempre il grande approccio, direi personalistico, al tema della libertà. Nessuno di noi fa regola a se stesso, ognuno di noi si sente parte di una comunità e responsabile di questa comunità. Che cosa voglio dire in questo modo? Tre cose molto semplici, ma che mi auguro con tutto il cuore risultano chiare. Il personale sanitario deve essere vaccinato, tanto più e soprattutto se è esposto a ammalarsi, ad essere vettore di malattia. Non si vuole vaccinare in assenza di obbligo formalmente definito che sia spostato ad altre funzioni. Ma non dobbiamo dimenticare che è nel personale sanitario il primo motore dell'educazione alla salute. Seconda cosa, effettivamente io sono convinta che in questo momento e in tante altre occasioni il vaccino abbia questa straordinaria funzione di prevenzione e salvavita nello stesso tempo, a tal punto che la Commissione diritti umani del Senato
ha approvato all'unanimità con tutte le parti politiche che sono presenti una mozione nella quale si chiede di riconoscere che il vaccino è diritto universale, che è parte integrante di quel diritto alla vita, per cui il vaccino non può essere negato a nessuno, perché è tutela sostanziale della sua vita. Badate, il tema della sospensione della brevettabilità di quelle che noi chiamiamo le licenze per produrre il vaccino non è in discussione in questo principio. Il primo principio è: io a te te lo devo dare questo vaccino, e non mi riferisco alla singolarità della persona, ma mi riferisco ad intere popolazioni. Debbo metterti in condizione di poter vaccinare tutte le persone. Che io questo lo faccia, perché aumento la produzione dei vaccini a bassissimo costo, e c'è il famoso fondo COVAX, che però sappiamo tutti essere del tutto insufficiente, o che io ti permetta di produrre vaccino in modo, diciamo, autonomo, questo è secondario all'aver definito il vaccino un diritto universale. Certo, sappiamo bene che non basta che io ti dia la possibilità di produrlo se tu non hai gli strumenti, i mezzi, le tecnologie, le competenze per poterlo fare. Ma l'obbligo nostro non è più quello tra la libertà di vaccinarmi e l'assoluta carenza di possibilità di vaccinarmi, perché quella non è libertà, quella è ipocrisia di sistema. E noi dobbiamo apprendere proprio in questa pandemia, che veramente ha provocato un numero di morti superiore alle tante guerre che comunque si disputano in giro per il mondo, dobbiamo riconoscere che abbiamo la vecchia Europa, l'Europa dei diritti, ha veramente anche l'Europa dei doveri, nel senso della tutela delle persone che sono maggiormente in difficoltà. Quindi grazie, non, grazie a lei, Presidente.